Paolo era diventato geloso e aggressivo e negli ultimi 2 anni il rapporto si era molto incrinato. Sono le parole pronunciate in aula davanti alla corte d'assise da parte di Petronilla Beltrame, la mamma di Elisabetta Molaro, la donna uccisa a coltellate dal marito, Paolo Castellani, il 15 giugno dello scorso anno. A Trieste, inflitti 10 anni di reclusione ad un ex allenatore di calcio del settore giovanile, processato per abusi su 15 giocatori della squadra. Questa sera su TV12 andrà in onda il primo dibattito a 4 tra gli sfidanti alla carica di sindaco per la città di Udine. Sicurezza, rifiuti, crisi del commercio, strategie future al centro del confronto ospitato alla Dacia Arena. Domani in città arrivano i primi big Conte e Calenda. Morettuzzo, da Aquileia, lancia il suo programma per le regionali. Aperta la 2 giorni della Camera di Commercio per far dialogare il Friuli sul futuro. Dal ministro Tajani a Federico Rampini, focus sugli scenari geopolitici e le ripercussioni economiche. Tra lavoratori e sindacati invece si è aperta la discussione sulla settimana corta sperimentata nel Regno Unito. Ne parleremo con Alberto Monticco, segretario della CISL FVG. Cacciata da scuola perché iscritta sulla piattaforma OnlyFans, la studentessa di Udine, Samantha Del Neri, 19 anni, racconta a TV12 la sua versione dei fatti dopo i servizi della Zanzara e delle Iene e ribadisce: non cerco visibilità, mi sono sentita offesa e discriminata. Buona serata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di TV12, edizione molto ricca di argomenti. Avete ascoltato alcuni dei titoli, in apertura c'è la cronaca giudiziaria. Seconda udienza stamattina in tribunale a Udine per il processo legato all'omicidio di Elisabetta Molaro, di Rossella Molaro, la quarantenne, è uccisa con 71 coltellate sferrate dal marito nel giugno dello scorso anno. Ha depositato appunto in aula la sua testimonianza. La mamma, e c'è stata anche la reazione del marito. Nel servizio di Alice Mattelloni andiamo a ricostruire quello che è accaduto in aula. Mi dispiace tantissimo che persone a cui avevo dedicato parte della mia vita e che ritenevo amiche nutrano ancora dell'astio nei miei confronti. So che ciò che ho fatto è un gesto irreparabile. Quel giorno è morta Elisabetta e sono morto anche io. Sono le parole scritte da Paolo Castellani, 45 anni, reo confesso dell'omicidio della moglie Elisabetta Molaro, uccisa con 71 coltellate all'età di 40 anni, un delitto avvenuto il 15 giugno dello scorso anno a Codroipo. Era presente questa mattina alla seconda udienza del processo a suo carico davanti alla Corte d'Assise di Udine. Parole rese a seguito delle dichiarazioni della madre della donna, Petronilla Beltrame. Nell'ultimo periodo, intendo 1 o 2 anni, Paolo era molto geloso e il rapporto tra loro, perciò si era un po' incrinato, ha raccontato la madre della vittima, rispondendo alle domande del legale con cui si è costituita parte civile, avvocato Federica Tosel. Lui era molto possessivo e a volte anche aggressivo. Uno sopporta finché riesce, ma a un certo punto deve prendere una decisione. Poi la madre ha raccontato della telefonata del genero che all'1:46 le annunciava in friulano che aveva ucciso la figlia. L'udienza è proseguita quindi con l'audizione di un'amica della vittima, conosciuta all'asilo e ritrovata poi come collega. La teste ha escluso di avere mai saputo di relazioni extraconiugali di Elisabetta. In programma anche l'intervento del consulente della stessa parte civile, Marco Alvise De Stefani, specializzato in informatica forense. Presieduta dal giudice Paolo Alessio Verni, a latere il collega Paolo Milocco e i 6 giudici popolari, la Corte ha calendarizzato per domani, venerdì 3 marzo, la discussione delle parti, a cominciare dalla requisitoria del PM Claudia Finocchiaro, titolare dell'inchiesta. Considerata l'imputazione omicidio volontario aggravato dal grado di parentela e della crudeltà, Castellani rischia la condanna all'ergastolo. Ancora cronaca giudiziaria, il Tribunale di Trieste ha condannato oggi a 10 anni di reclusione con il risarcimento delle parti civili un ex allenatore di calcio del settore giovanile di una società sportiva locale a processo per abusi su 15 giocatori della squadra. La procura aveva chiesto una condanna meno severa di 9 anni e 2 mesi di reclusione. L'uomo, presente in aula per la lettura della sentenza, si è sempre proclamato innocente. L'allenatore era stato arrestato nel gennaio 2021 dalla squadra mobile ed era stato rintracciato sul luogo di lavoro e, secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe molestato ripetutamente i ragazzi, i minori di 14 anni, sia nell'ambiente sportivo sia accompagnandoli a casa dopo gli allenamenti.
Sempre per quanto riguarda la giudiziaria, il caso Resinovic, mia sorella non si sarebbe mai uccisa, dunque per me la tesi della procura non è valida e chiedo un approfondimento delle indagini, per questo che il corpo di Liliana deve essere riesumato. A chiederlo Sergio Resinovic, il fratello della donna di 63 anni che era scomparsa a Trieste il 14 dicembre e ritrovata settimane dopo il 5 gennaio dello scorso anno senza vita, in due sacchi con la testa chiusa in sacchetti di plastica. Resinovic è intervenuto ieri sera in collegamento alla puntata di Chi l'ha visto, mentre in studio c'era Claudio Sterpin, l'uomo che aveva dei legami con Liliana, e l'avvocato Nicodemo Gentile. Sterpin ha sottolineato che Liliana viene dipinta come debole e fragile, invece era una donna determinatissima. Ancora cronaca, lo scorso 23 febbraio la Polizia Ferroviaria di Tarvisio, durante i consueti controlli di vigilanza in ambito ferroviario lungo un treno che era diretto dall'Austria a Venezia, ha fermato un straniero di 35 anni che a seguito di una ricerca nei database comuni era soggetto ad un mandato d'arresto europeo per il reato di violenza sessuale. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere a Udine. Infine gli interventi della Sores quest'oggi diversi. In Friuli un 60enne è stato soccorso nel pomeriggio per le ferite riportate a seguito di un infortunio domestico accaduto in un'abitazione a Basiliano. Le cause sono in corso d'accertamento. L'uomo è rimasto schiacciato da una moto zappa. Le lesioni hanno riguardato un arto inferiore. È stato trasferito in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. E a seguito di un incendio invece che ha interessato le pertinenze di una casa di riposo a Pavia di Udine, la Sores ha inviato sul posto un'ambulanza nel caso in cui appunto gli ospiti avessero avuto delle ripercussioni, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito sul posto, anche i vigili del fuoco. Ed ora apriamo la pagina politica stasera, da non perdere il confronto a quattro tra gli sfidanti alla carica di sindaco di Udine, ospitato all'auditorium della Dacia Arena con Pietro Fontanini, Alberto Felice De Toni, Stefano Salmè e Ivano Marchiol, che si confronteranno sul futuro della città tra i temi legati alla crisi del commercio, alla sicurezza, al verde pubblico, alla riorganizzazione degli spazi urbani. Una piccola anticipazione. Perché avete deciso di candidarvi, nel caso del sindaco, perché ha deciso di ricandidarsi, visto che a un certo punto sembrava anche indeciso? Ma io ho deciso di ricandidarmi per dare continuità, quindi il mio slogan è continuare in pratica questa azione che abbiamo intrapreso in 5 anni, perché vogliamo rinnovare, continuare a rinnovare la città. La città è migliorata, è cambiata, il cambiamento deve continuare e questo è il mio slogan, la mia fiducia di essere riconfermato nella carica di sindaco. Marchiol? Beh, sicuramente perché vedo una città spaesata che non risponde ai problemi dei cittadini. La vivo ogni giorno questa dimensione, quindi c'è stato l'impegno pluriennale di ragionare nei luoghi e nei servizi per creare un progetto concreto di città e di cambiamento. Mi sostiene una squadra ampia e competente, ne sono davvero felice e quindi c'è la volontà di andare dai cittadini e dire finalmente Udine può cambiare in meglio, non solo parlando di grandi enunciazioni di principio, ma entrando nei luoghi, nei quartieri e nei servizi per creare un miglioramento vero. Benissimo. La candidatura nasce per cercare di ridare a Udine il suo ruolo che ha in passato avuto anche nelle politiche regionali. Purtroppo questo ruolo è andato scemando, noi crediamo che dobbiamo riportare Udine nelle reti italiane, nelle reti europee, abbiamo immaginato anche dei sogni tipo l'ex FAU, una nuova Berlino, abbiamo immaginato sostanzialmente di riaprire Udine e di suscitare quell'entusiasmo, quell'energia, quella partecipazione di cui c'è bisogno. Abbiamo bisogno dell'intelligenza, della coesione sociale, abbiamo bisogno della partecipazione delle categorie economiche, ma anche dei cittadini e delle associazioni, eccetera. Dobbiamo immaginare una Udine più viva e più bella. Benissimo, benissimo. Io, mi veniva la battuta sulla nuova Berlino, diciamo, mi mostri il cronoprogramma, però non lo dico perché altrimenti lui dice che faccio campagna elettorale. Non l'ha interrotto. No, però l'ho detto dopo, dai, vai. Beh, l'ho fatto per amore della città, io veramente amo moltissimo la mia città, la nostra città, per amore anche del popolo in generale. È faticoso fare politica. E il sindaco lo sa, che la fa da molto tempo,
e però io amo veramente il popolo, quindi vorrei dare un contributo. E poi perché ho un sogno, di liberare Udine dai partiti, perché immaginare un governo puro, civico, slegato dai partiti, dai diktat di Trieste, di Milano-Roma, è veramente un sogno molto che bene. Vorrei regalare agli udinesi. E dunque appuntamento questa sera su TV12 dalle 21.15, il confronto tra i quattro sfidanti alla carica di sindaco di Udine con Alberto Terasso e Francesco Pezzella. A proposito di elezioni, ma in questo caso regionali, la lista Insieme Liberi presenterà rincorso contro l'esclusione dalla competizione elettorale nella circoscrizione di Tolmezzo, ad annunciarlo oggi la candidata alla presidenza Giorgia Tripoli attraverso un video sui social. Tripoli ha affermato di ritenere ingiusta e immotivata l'esclusione dovuta al mancato raggiungimento delle firme necessarie. Per quanto riguarda invece un altro sfidante del governatore uscente Fedriga, Massimo Morettuzzo, alla guida della coalizione di centrosinistra, stamattina da Aquileia si è presentato il programma della coalizione. Abbiamo deciso di partire da Aquileia perché è un luogo significativo per tutta la nostra regione, un luogo che ci parla della nostra storia, di un passato importante, che ci dice di lingue e culture diverse che si sono incontrate, ma è un luogo che ci parla anche del nostro futuro, del rischio che questa basilica, per effetto dei cambiamenti climatici, finisca sott'acqua, del rischio che la siccità che colpirà il nostro territorio nei prossimi mesi non venga affrontata nel modo dovuto, il rischio che l'immobilismo che ha contraddistinto l'amministrazione regionale negli ultimi 5 anni non affronti nessuno dei temi chiave del futuro del Friuli Venezia Giulia, temi chiave come quello della sanità, che vede liste d'attesa infinite, e il diritto alla salute per i cittadini e le cittadine del Friuli Venezia Giulia che viene negato, il rischio di medici e infermieri che stanno scappando dalle strutture sanitarie regionali e la necessità quindi di un grande investimento soprattutto sulle persone a difesa della sanità pubblica che deve essere uguale per tutti. Noi siamo partiti da qui per dire che vogliamo un Friuli Venezia Giulia diverso, più sostenibile dal punto di vista ambientale, che tenga assieme i diritti delle future generazioni con il tema del lavoro, di un'economia che sia davvero un'economia che porta il Friuli Venezia Giulia in una direzione che va a vantaggio di chi oggi abita questa terra e di chi l'abiterà dopo di noi. E domani in Friuli Venezia Giulia arriveranno i primi big a sostegno dei vari candidati, sia per le elezioni regionali che per le comunali. Ci sarà Carlo Calenda, leader di Azione Italia Viva, che sostiene Alessandro Maran per quanto riguarda la carica di governatore. Ci sarà anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, a sostegno dei propri candidati, dello stesso Morettuzzo. Big che hanno fatto la loro comparsa anche per un altro evento che oggi e domani proietta Udine al centro degli scenari futuri della geopolitica e dell'economia globale, un'iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Pordenone e Udine con il beneplacito del Ministro degli Esteri, Tajani. La tragedia alla quale abbiamo assistito non può e non deve ripetersi. Ecco perché serve più diplomazia, per lavorare per la pace, a favore della crescita, a favore della cultura, per rafforzare l'immagine e il ruolo da protagonista del nostro paese. L'Italia ha un grande ruolo da giocare nel mondo. Iniziative come questo forum sono importanti per discutere le strategie più efficaci e centrare i nostri obiettivi. Quindi buon lavoro, contate su di me, contate su questo governo. E a coordinare gli incontri che mettono di fronte gli massimi esperti italiani ed europei su queste tematiche c'è il giornalista e scrittore Federico Rampini. Con l'intervista andiamo a capire dunque che cosa si cercherà di indagare. Beh, è interessante il fatto che mentre noi ci riuniamo qui a Udine la Presidente del Consiglio è in India, l'India che è una delle superpotenze. Tra l'altro sta diventando in questi giorni, sta assumendo la presidenza di turno del G20, è un'India a cui dobbiamo guardare con molta attenzione, sia perché si candida a diventare almeno in parte un'alternativa alla Cina, un'alternativa più filo occidentale, e sia perché l'India al tempo stesso vuole essere la portavoce di tutto il cosiddetto sud globale, il grande sud globale. Che è un mondo importante
che in questa fase ha scelto di non allinearsi. Per esempio l'India non partecipa alle nostre sanzioni contro la Russia. E dobbiamo guardare con molta attenzione, perché questo mondo include Medio Oriente, Golfo Persico, Africa, America Latina, una parte dell'Asia, per cui sì, è un momento di grande interesse anche per la collocazione diplomatica dell'Italia. Con Dialogue for the Future riproponiamo un tema di oggi, ma è il tema del futuro, quello della geopolitica e della geoeconomia. Lo facciamo con un direttore scientifico come Federico Rampini, lo facciamo questo numero zero con un panel estremamente ricco e importante. È un contributo alle discussioni, agli approfondimenti, a quello che sarà il futuro non solo della politica, non solo della geopolitica, non solo della geoeconomia, ma è un contributo che vogliamo dare anche al mondo economico friulano. Economia locale, nazionale, che in queste giornate si trova a discutere della cosiddetta settimana corta, un'opportunità che è stata sperimentata in Inghilterra, nel Regno Unito, ovvero 4 giorni allo stesso stipendio. Secondo le prime indicazioni pare dia i primi risultati positivi sia in termini di fatturato ma anche di minor stress per i lavoratori. Per capire se anche nel nostro paese è praticabile questa strada, in nostra compagnia, nei nostri studi stasera ospita Alberto Montico, segretario regionale della CISL. Buonasera. Buonasera a voi. Innanzitutto, Montico, partiamo a spiegare bene che cosa si intende per settimana corta. Allora, bisogna prima fare una precisazione, che questa è una sperimentazione che è stata fatta in altri paesi europei, non in Italia, e che purtroppo alcuni sistemi contrattuali degli altri paesi non sono simili al nostro. Ad esempio in Germania c'è uno sistema contrattuale che prevede che soltanto coloro che sono iscritti al sindacato possono usufruire dei benefici dei contratti sottoscritti. Quindi in Germania è stata fatta una sperimentazione, scusate, in Inghilterra, su una 60ina di grandi aziende, su cui sembra che ci siano stati questi benefici sia in termini di produttività che di tranquillità nella conciliazione dei lavoratori. Adesso sarà interessante capire se la stessa cosa è replicabile in Italia, calcolando che noi abbiamo un mondo industriale che è totalmente diverso. Noi abbiamo un'industria che mediamente è sotto i 10 dipendenti, quindi caratterizzata da piccola industria, quindi non da grande, e dove il sistema contrattuale di secondo livello in cui nascono questi accordi è utilizzato in circa il 20% del nostro mondo del lavoro. Abbiamo visto, Montico, proprio a tal proposito, che una indagine conoscitiva potrebbe essere lanciata a breve con anche, tra l'altro, il Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, il friulano Walter Rizzetto, che ha annunciato, insomma, di poter portare i primi risultati in estate o al più tardi in autunno. C'è stata nei mesi scorsi anche una prima volontà da parte del gruppo Intesa San Paolo, se non ricordo male, per provare a tracciare questa strada. Ma assolutamente, ma se noi pensiamo, noi sono diversi anni che stiamo gestendo l'emergenza, adesso guardando soltanto in ordine le ultime, lo smart working, che era uno strumento poco utilizzato durante il Covid, è stato quello che soprattutto in alcuni settori ha dato dei massimi risultati, passando da utilizzo 0 a utilizzo 100. Allora, ci sono sicuramente delle sacche su cui questo discorso della sperimentazione della settimana corta sarà utilizzabile e probabilmente porterà dei risultati. Ecco, vorrei soltanto che questo discorso qua non diventasse una panacea alla rincorsa a una tipologia contrattuale che oggi in Italia non c'è. Anche perché, tra l'altro, poi c'è anche un grosso problema nel nostro paese, lo stiamo vedendo mese dopo mese, quello della difficoltà a reperire determinate professionalità. Esatto, pensiamo soltanto alle aziende a ciclo continuo che nel nostro paese sono molto presenti, dal ciclo siderurgico a quelli che lavorano 7 su 7. Fare una settimana corta significherebbe dover trovare nuova manodopera per nuove squadre, cosa che sicuramente potrebbe essere utile per rilanciare l'economia, rilanciare anche l'occupazione, ma che richiederebbe delle figure professionali da formare che spesso hanno bisogno di un periodo, diciamo, di incubazione e di addestramento di un paio d'anni. Quindi è sicuramente un programma interessante per rilanciare l'economia, la produttività, ma anche per riportare la figura della persona al centro del mondo del lavoro, quindi con le sue esigenze di conciliazione tempo-vita. Ma è una cosa che dovrà essere sperimentata probabilmente partendo proprio da alcune esperienze di grandi aziende con contratti di secondo livello e quindi aziendale. Faccio presente che c'è già qualche esperienza in cui qualche azienda che ha dei premi di risultato cospicui ne ha destinato una parte alla monetizzazione per permessi aggiuntivi per le persone. Quindi è una ricerca di cercare di ridare del tempo vita alle persone.
quindi da questo punto di vista. Approfittiamo di lei in qualità di segretario regionale della CISL anche per commentare due notizie di giornata. Da un lato i dati rispetto al quarto trimestre del 2022 sull'industria regionale, con Confindustria che segnala un miglioramento, dati che segnano un 10,7% in più rispetto ai tre mesi estivi e soprattutto con la meccanica e il settore alimentare che trainano questa situazione. Ecco, si pensava finisse male con il caro energia, insomma questi segnali ci danno fiducia per i prossimi mesi. Ma diciamo che c'è un segnale di ripresa già da qualche mese confortante. La cosa un po' preoccupante è che a fronte di un miglioramento della produzione non c'è un miglioramento della contrattualistica di lavoro, ovvero ci sono sempre troppe forme precarie su cui bisognerebbe aprire una riflessione al di là della settimana corta su come passare a delle stabilizzazioni di forme precarie in contratti a tempo indeterminato, perché questo è il primo passo per dare alla famiglia, alla persona, la tranquillità di un posto di lavoro fisso, tranquillo, ben remunerato, ovvero remunerato nel contesto in cui è previsto il contratto nazionale e che dia tranquillità e prospettiva. Credo che forse anche l'apertura alla partecipazione dei lavoratori e alla rappresentanza e rappresentatività, cioè quindi a capire chi è che ha la titolarità della contrattazione, sia un argomento che ormai non sia più rimandabile. Ultimo flash, il caporalato. La settimana scorsa al caso, l'operazione della Guardia di Finanza di Gorizia, che ha scoperto una situazione davvero incredibile con lavoratori sfruttati tra le vigne. A tal proposito oggi si è riunito il primo tavolo tecnico permanente promosso dalla Prefettura di Udine per monitorare e combattere questi sfruttamenti lavorativi, le irregolarità, le violazioni in materia di sicurezza. Presenti naturalmente le sigle sindacali, i rappresentanti regionali, le forze dell'ordine, i vari ispettorati, oltre alle associazioni di categoria. Anche in questo caso, insomma, occorre continuare a vigilare al massimo, perché situazioni come quelle che stiamo vedendo sono davvero allucinanti. Assolutamente sì, sul caporalato siamo stati promotori tempo fa, assieme alle altre sigle, di una proposta di legge proprio per denunciare un abuso che porta alla schiavitù delle persone. Questa cosa qua è venuta a galla, quindi non è che stiamo abbaiando alla luna. È uno di quei problemi che però va affrontato 365 giorni all'anno, come la sicurezza sul lavoro. Non soltanto quando succede il caso, ma bisogna monitorare, e su questo mi auguro che anche dalle parti datoriali ci sia la disponibilità ad affrontare il problema realmente giorno per giorno. Grazie, grazie ad Alberto Monticco, segretario regionale della CISL. Noi ora vi portiamo invece a scoprire la bellezza della nuova nata dai cantieri di Monfalcone, la Sun Princess. Direttore, questa è una nave da primato, è la nave a passeggeri più grande finora mai costruita in Italia ed è la prima nave da crociera a gas naturale liquefatto costruita da Fincantieri. Come possiamo far capire anche l'importanza di questa nuova tecnologia che si basa sul gas naturale liquefatto? Ma vede, realizzare una nave di queste dimensioni è già un qualcosa di straordinario. Come vedete, questa nave è al limite delle dimensioni del cantiere di Monfalcone, perché la costruzione di una nave è vincolata al bacino di costruzione, quindi ha una lunghezza che è quasi l'intera lunghezza del bacino. Dal punto di vista di tecnologie, l'impiego dell'LNG è una delle opportunità e delle disponibilità che in questo momento esistono nel mondo crocieristico di andare a realizzare navi che consentono una riduzione di quelle che sono le emissioni nell'aria. L'LNG, una nave di questo tipo, ha quasi 3.500 metri cubi di LNG in pancia, che vanno ad alimentare i motori principali. Questa nave ha 5 motori diesel principali che possono lavorare sia a fuel, cioè a nafta pesante, heavy fuel oil, oppure possono lavorare con LNG. Quest'ultima opzione consente ovviamente delle sostenibilità ambientale, un abbattimento delle emissioni non da poco. Corretto, quando la nave opererà, non soltanto quando in porto, ma anche durante il tragitto, durante la navigazione, la nave potrà utilizzare esclusivamente LNG, il che significa riduzione significativa delle emissioni in atmosfera. Questa, la Sun Princess, sarà consegnata, si prevede, nel primo trimestre del 2024, la gemella nel 2025, ma si prosegue nella lavorazione anche per altre navi. Sì, come vedete in questo momento a Monfalcone abbiamo più navi in costruzione. Noi consegneremo l'Esplora della MSC nel mese di giugno, questa nave verrà consegnata all'inizio del prossimo anno. La gemella è la nave che consegneremo nell'estate del 2025. E poi abbiamo anche due navi per il gruppo TUI, che fa parte della Royal Caribbean. Quindi un carico di lavoro importante per questo cantiere, ma in generale vorrei dire per tutti i cantieri italiani. Con che ricadute occupazionali? Molto importanti, perché io dico sempre che noi utilizziamo tantissima
manodopera locale, utilizziamo tantissime aziende italiane. Fate conto che noi più o meno l'80% delle aziende sono medie e piccole aziende italiane che lavorano e che realizzano questi giganti del mare. Settore della croceristica che porta tanti turisti in regione, secondo i dati diffusi oggi dall'Istituto Demoscopica, numeri importanti nel 2023 per il Friuli Venezia Giulia, attesi 9,6 milioni di turisti, un più 11,1% con 2,6 milioni di arrivi, il più 13,7%. Questo percorre anche il trend nazionale che potrebbe portare il nostro paese a compiere davvero un record storico di presenze. Stamattina invece a Udine è inaugurata a Palazzo Morpurgo la 7ª edizione dell'Udine Design Week, dimensione interspazio, il tema di questa edizione. Il design come motore di cambiamento e fattore educativo di cui può beneficiare l'intera società. È da questa considerazione che ha preso le mosse ormai 7 anni fa la Udine Design Week, che fino al 16 marzo animerà la città con mostre in 6 gallerie d'arte, installazioni in 21 negozi e anche negli spazi all'aperto. E c'è un'app che aiuta a scoprirle tutte. Il tema di quest'anno è dimensione interspazio. Dimensione, ha spiegato Anna Lombardi, ideatrice della rassegna e presidente del Museo Virtuale del Design del Friuli Venezia Giulia, per rimanere in ambito design-architettura, dove questa parola desta subito il senso del rapporto tra l'uomo e le cose. Interspazio, per indicare qualcosa che sta tra ieri e domani, tra reale e virtuale, tra cielo e terra, tra immaginazione e realtà. Cuore della rassegna le gallerie del progetto a Palazzo Morpurgo, dove sono presenti gli sgabelli in legno realizzati dall'Isis Fermosolari di Tolmezzo e disegnati da importanti designer. Punto di partenza il legno prealpino e il disboscamento consapevole. Un altro pensiero sulla sostenibilità è stato affrontato dalla sezione moda dell'Isis da Ronco di Gemona, che presenta abiti e accessori in materiali riciclati. La realtà aumentata, in cui si può accedere inquadrando i QR code della Udine Design Week, ci fa entrare nella dimensione interspazio indagata dagli studenti dell'ITT Marinoni. Protagonisti di questa edizione della Udine Design Week anche gli studenti del Copernico, con le visite guidate del Marinelli e dell'Uccellis. Altro grande evento che tra poco ritornerà a Udine, il Far East Film Festival, annuncia una nuova opportunità con l'obiettivo di attrarre film di alta qualità in fase di sviluppo e offrire loro una splendida occasione per accrescere il potenziale di coproduzione Asia-Europa. Focus Asia, la sezione industry del Far East Film Festival, e TAICA, la Taiwan Creative Contact Agency, annunciano un nuovo premio che vedrà un riconoscimento pari a 10.000 euro e che verrà assegnato proprio al miglior progetto dell'All Generous Project Market, in vista dell'appuntamento che si terrà dal 26 al 28 aprile prossimi a Udine nell'ambito proprio del Far East Film Festival. Ci fermiamo per un break, ma rimanete con noi perché nella seconda parte avremo come ospite in collegamento Samantha Del Neri, la ragazza che sta facendo il giro del web in Italia per la sua storia, cacciata da scuola a suo dire per aver aperto un account su OnlyFans. A tra poco. Ben ritrovati in diretta su TV12, seconda parte con il nostro notiziario dedicato ad un approfondimento particolare su un caso che sta facendo il giro d'Italia. Ne abbiamo anticipato prima nei titoli, quello della studentessa friulana Samantha Del Neri, 19 anni, è cacciata a suo dire da scuola, da un liceo privato di Udine, perché ha aperto un profilo su OnlyFans, questa piattaforma che ormai sta spopolando su internet. E in collegamento con noi c'è proprio la diretta interessata, Samantha Del Neri. Buona serata. Salve, buonasera. Raccontaci tutto allora. Com'è nata questa diatriba con la tua scuola? Una storia, dicevamo, che era stata sollevata proprio da te durante la trasmissione La Zanzara su Radio 24, poi ripresa dalle Iene. Che cosa è realmente accaduto, Samantha? Allora, sostanzialmente verso fine novembre io sono andata in direzione, appunto, a denunciare un episodio che in pratica mi ha lasciato abbastanza... così, perché c'era una persona interna alla scuola che acquistava i miei contenuti e in più mi chiedeva se avessi bisogno di un aiutino, cosa che a me chiaramente non serviva perché andavo già particolarmente bene a scuola, e quindi io sono andata in direzione a denunciare questa cosa qua.
E da lì li ho messi appunto al corrente del mio profilo OnlyFans, anche se sinceramente, essendo una scuola piccola e avendocelo già comunque da febbraio dell'anno scorso, sì, era un po' impossibile che non si sapesse già, diciamo, la cosa. Sostanzialmente è successo che in seguito, il 19 dicembre, ho avuto, sempre nel 2022, ho avuto un colloquio con il direttore dove quest'ultimo mi diceva che lui mi discriminava per quello che facevo, che non mi voleva all'interno della scuola perché non voleva un soggetto che faceva del proprio corpo una vendita, e come ho già detto, secondo me, lasciando trasparire un po' il fatto che mi stesse dando velatamente della puttana. E quindi sì, è avvenuto così il primo colloquio. E io l'ho raccontato ai miei genitori in seguito, e mia mamma ha voluto anche lei un colloquio il giorno dopo. In questo colloquio qua però ho detto no, stavolta registro il tutto, perché mi sembra una cosa assurda. Sono andata in direzione e lui sostanzialmente ha messo le medesime cose che aveva detto a me, solo che diciamo che con me è stato leggermente più cattivo, è stata una conversazione molto umiliante con lui, tant'è che mi sono proprio messa a piangere in direzione. E niente, adesso siamo per vie legali, perché questa persona qua, a quanto pare, sì, non mi lascia andare a scuola. Tu quindi attualmente non stai frequentando alcun istituto, non hai chiesto un trasferimento? Io attualmente sì, sto frequentando un altro istituto, perché ci tengo a diplomarmi e a uscire, elevarmi la scuola, cioè elevarmi la scuola in sostanza. Diplomarti dunque. Intercettato sempre dalla trasmissione delle Iene, ci avevamo provato anche noi, il direttore della scuola dice che questo provvedimento l'ha dovuto adottare perché tu questi video li hai registrati all'interno della scuola, tu ribadisci invece che non erano stati fatti lì. No, assolutamente, ma difatti in nessun mio video, nessuno, c'è la scuola, ma anche perché uno sarebbe impossibile da fare, perché o li faccio davanti al professore o, sì, o davanti ai compagni, quindi sì. E, no, in sostanza comunque no, mi ha accusato di questa cosa qua, ovviamente il mio legale provvederà, perché non è una cosa ammissibile. Ho letto oggi un articolo dove lui affermava che io l'avevo fatto in classe. Ti prego, mostrameli, se ce li hai, mostrameli, perché, ma non so, non comprendo questa cosa qua nel mentire spudoratamente, cercare un appiglio per giustificarsi. Tu hai fatto una cosa ingiustificabile, anche tirando in ballo la questione del TikTok. Il TikTok non era affatto volgare, anzi, come hanno fatto vedere nel servizio delle Iene, era una battutina, tra l'altro un trend che stava girando in quel momento sulla piattaforma, e ho deciso di replicarlo anch'io. Io, avendo 4 docenti di motoria ed essendo bisessuale, mi chiedo a quale docente si poteva riferire, dato che lui mi ha accusato che appunto mi riferivo a un docente. Mi dica quale dei 4. Ma era semplicemente un trend, solo che a quanto pare questa persona qua ha bisogno di non so, dare spiegazioni al posto mio. Non si sa. Accendo l'avvocato del diavolo, in molti vedono in queste tue dichiarazioni e anche nella volontà di raccontare quello che è accaduto come se fosse una vetrina, una ricerca di attenzioni e di visibilità. Ecco, come rispondi a tutto ciò? Dio, di sicuro la visibilità avrei preferito avercela non comunque risentendone a livello psicologico, perché io comunque per questa questione qua mi sono sentita molto inadatta, mi sono sentita molto molto male, sto tuttora male, e quindi diciamo che Dio, no, non sto assolutamente ricercando attenzioni, anzi io voglio lanciare proprio il messaggio che questa cosa non deve più capitare a nessuno, cioè tu mi stai limitando della mia libertà e della mia vita privata. Non penso sia una cosa ammissibile, sinceramente. Ho 19 anni, perché non posso sentirmi libera? Lo accettano addirittura i miei genitori?
Ecco, proprio questo, cosa hanno, ti hanno detto e come hanno accolto i tuoi genitori il fatto, la scelta di scegliere questa piattaforma OnlyFans, dicevamo che sta andando sempre più in voga perché in molti vedono anche dei guadagni facili, per esempio, essendo una piattaforma a pagamento di contenuti anche a sfondo sessuale. Io, allora, sostanzialmente i miei genitori inizialmente non avevano preso bene la cosa, perché... Sì, non penso che nessun genitore voglia che la propria figlia appunto faccia questo, però ringrazio Dio per il fatto che non mi abbiano mai limitata, mi hanno sempre lasciata libera di fare quello che volevo, di prendere le decisioni con la testa, e cosa che non è da molti appunto. Ho letto di genitori che se vedessero la figlia fare del genere la desidererebbero. E io veramente sì, non so cosa dire sinceramente, perché devi limitare tua figlia, nel senso, non devi lasciarla sentir libera di esprimersi, non comprendo. Ma tu come ti vedi, guardando anche al tuo futuro a medio lungo termine, come ti vedi, insomma, hai delle aspirazioni, delle ambizioni? Questa vetrina online è solo temporanea, come guardi anche il tuo futuro? Allora, sinceramente io voglio assolutamente, per un traguardo mio personale, prendere una laurea. Però non è proprio quello che vorrei fare, perché a me c'è una laurea in giurisprudenza, se vogliamo dirla tutta, perché mi piace molto il diritto. E, però diciamo che a me piacerebbe molto intraprendere una carriera a livello televisivo, e ovvero magari non so fare, appunto io seguo molto il calcio, fare anche la conduttrice a livello, cioè fare la conduttrice di un programma calcistico, e quindi sì, diciamo che io mi piacerebbe debuttare nella televisione. Allora vedremo poi anche come si risolverà la questione con la tua scuola, insomma l'auspicio che tu possa arrivare ad un diploma e che si spengano queste polemiche, che tutto ritorni insomma alla normalità, anche questo è un po' l'invito e l'auspicio che possiamo fare. Sì. Perfetto, grazie mille, allora e alla prossima. Ti figuri, arrivederci. A proposito di mondo della scuola, se ne è parlato oggi a Pordenone durante un convegno promosso dall'Associazione dei Presidi. Nel pomeriggio di giovedì 2 marzo, presso l'aula magna della scuola primaria Aristide Gabelli dell'Istituto Comprensivo Pordenone Centro, è iniziato il 79esimo convegno nazionale di ANDIS, Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, in collaborazione con la sezione ANDIS Friuli Venezia Giulia, è riservato ai dirigenti scolastici e docenti interessati. Un ricco convegno che, partendo dal titolo Quale scuola media?, nelle giornate del 2 e 3 marzo intende promuovere un momento di riflessione e di confronto comune sulla scuola primaria di secondo grado, sollevando questioni, proponendo prospettive e condividendo esperienze sulle tre parole d'ordine al centro della discussione: valutazione, inclusione, orientamento. Una valutazione nello specifico analizzata in modo completo e trasversale, in un'ottica non solo formativa ma soprattutto orientativa, che guarda quindi al futuro dei ragazzi per guidarli attraverso la scelta consapevole nei percorsi non solo scolastici ma anche di vita. A trattare la vasta tematica, nei due giorni del convegno saranno moltissimi gli interventi dal mondo accademico e da chi lavora sul campo, dagli istituti comprensivi e superiori e dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Nella giornata di apertura, dopo il saluto dell'assessore regionale Alessia Rosolen, è cominciata la prima sessione presieduta da Pier Vincenzo Di Terlizzi, presidente di ANDIS Friuli Venezia Giulia, con gli interventi di Paola Bortoletto, presidente nazionale di ANDIS, e di Valentina Grion, professore associato di pedagogia sperimentale dell'Università di Padova. Dopo la pausa, le testimonianze di Rosa Stornaiuolo, dirigente dell'Istituto Comprensivo Scialoia Cortese di Ottaviano Napoli, e di Clara Alemani, dirigente dell'Istituto Comprensivo Bruno Munari di Milano. Il 3 marzo, dalle 9.30 alle 18.30, una seconda sessione, presieduta da Clara Alemani, del direttivo ANDIS Lombardia, vedrà susseguirsi 5 testimonianze e 2 interventi di docenti universitari. Chiudiamo con i preparativi verso il Giro d'Italia che farà tappa sul Lussari a maggio. Stamattina sono state presentate le iniziative collaterali dedicate alla memoria di Enzo Cainero.
Poco meno di 3 mesi alla tappa del Giro d'Italia che scalerà il Lussari. Andrea Kainer, oggi si presentano alcune delle iniziative collaterali. Cosa dobbiamo annotarci sul calendario? 3 eventi collaterali che oggi andiamo a annunciare saranno la serata del 24 marzo, venerdì 24 marzo, in cui premieremo tanti campioni dello sport del Tarvisiano, quindi sarà una serata importante per la tappa, per il Tarvisiano, ma chiaramente anche in ricordo del papà. L'altro giorno importante sarà il 20 maggio, sabato 20 maggio, dove per la prima volta percorreremo la salita che va a Lussari, e sarà sostanzialmente l'inaugurazione ufficiale della salita, e lo faremo con una pedalata ecologica che si chiama Together for Lussari, che abbiamo ideato con le bici elettriche, solo con le bici elettriche fornite dai nostri sponsor. Infine, come terzo evento, l'immancabile Notte Rosa, che prevediamo di fare nella notte tra il 25 e il 26 maggio. Nel frattempo continua anche l'organizzazione della tappa stessa, i rapporti con RCS, ci sono degli aggiornamenti in tal senso? Bisognerà naturalmente aspettare, insomma, che si sciolga la neve per poi fare gli ultimi interventi. Certo, sì, dobbiamo aspettare la fine della stagione invernale, però è certamente in previsione un ulteriore sopralluogo nella seconda metà di aprile con i responsabili di RCS per dare l'ultima visione alla salita e per definire dettagli molto importanti, perché ovviamente una tappa del genere che si realizza in un'unica giornata però richiede una fortissima preparazione dal punto di vista logistico, è probabilmente la tappa logisticamente più difficile del Giro. E poi anche si attenderà, insomma, la lista dei partecipanti, perché saranno loro poi i veri protagonisti. Certamente sì, l'attendiamo, siamo fiduciosi che quest'anno ci saranno delle presenze importanti in più rispetto agli anni passati, le premesse ci sono. Chiaramente se verrà, per dire, faccio un nome, Roglic, il campione sloveno, avremo una partecipazione significativa da parte dei tifosi sloveni. È tutto, ci fermiamo qui, vi ricordiamo ancora una volta gli appuntamenti in prima serata su TV12, la sfida tra i candidati alla carica di sindaco di Udine con lo speciale agenda con Alberto Terrasso e Francesco Pezzella dalle 21.15 dall'auditorium della Dacia Arena. De Toni, Fontanini, Salmè e Marchiol si confronteranno sul futuro della città. Noi con l'informazione ci ritroveremo domani alle 7.35 con la nostra rassegna stampa. A tutti voi l'augurio di una buona serata e vi lasciamo in compagnia del meteo. Amici di TV12, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì, tempo in miglioramento sul Friuli Venezia Giulia, ritornano infatti ampi spazi di cielo sereno. Al più solo qualche nuvola in transito, ma in un contesto climatico asciutto. Vediamo ora nel dettaglio Pordenone e Udine. Ampi spazi di cielo sereno nel corso della giornata di venerdì, al più solo qualche velatura in transito. Temperature che subiranno una lieve ripresa, massime infatti che potranno anche raggiungere i 13-14 gradi nelle ore centrali della giornata, con clima relativamente mite. Situazione molto simile anche su Gorizia e Trieste, con ampi spazi di cielo sereno, qualche nuvola solo in transito, in un contesto climatico asciutto e temperature lieve rialzo di qualche grado, con massime infatti che si aggireranno intorno ai 12-13 gradi. Tutti i dettagli vi attendono come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo.